Sì, grazie, un saluto amiche e amici, un augurio per il vostro congresso, perché davvero dalla riuscita del congresso dipenderà anche molto le motivazioni ulteriori che noi avremo come CISL per i rapporti oramai strettissimi, sempre storici strettissimi avuti e probabilmente ultimamente ancora di più consapevoli ciascuno dell'importanza di rendere molto più concreta la vocazione a cui ci rifacciamo di volta in volta, che è quella partecipativa, che è proprio l'elemento che oggi, dobbiamo dircelo con molta franchezza, manca al nostro Paese come elemento forza, come energia principale per rigenerarlo. E dice il titolo dal vostro congresso, rigenerare la comunità. So che qualche minuto fa il Ministro del Lavoro se n'è andato. Sarebbe piaciuto ascoltarla, senz'altro ha detto cose molto serie, ha detto cose molto sensate e così via, ma sono sicuro però che dalla sua bocca non è uscita quella esigenza così forte, per esempio, sottolineata adesso da Pasquali e che Andrea ha molto molto sottolineato nella sua relazione, l'esigenza di uscire dal pantano in cui ci troviamo oramai da diverso tempo attraverso non qualcuno che ci libera, ma attraverso una iniziativa talmente coinvolgente, talmente responsabilizzante da creare premesse a che nuove metafore appunto possano essere il viatico per una nuova comunità che si rigenera attraverso la forza che sa sprigionare. Allora, io non sono stato tra coloro che hanno accolto malamente il governo dei tecnici. Certo, a me fece molta impressione il fatto che i partiti politici abbiano abdicato al loro ruolo e abbiano costretto il governo Monti a farsi esclusivamente di tecnici. Evidentemente hanno fatto i loro calcoli, spero che i loro calcoli siano fondati o comunque riconosciuti dai cittadini. Ho visto già dai primi mesi che non molti cittadini hanno apprezzato questa condizione, però sono convinto che il ministro Fornero non ha fatto riferimento a quell'aspetto. Non facendo riferimento a quell'aspetto, non fa altro che dare continuità alla condizione, e oggi ancora più grave di ieri, perché la crisi si aggrava, alla stessa condizione a cui siamo stati consegnati nell'ultimo ventennio, con i venti che ci sono stati dell'individualismo e che hanno spinto, purtroppo anche nel nostro ambiente, a pensare che le incombenze del governo delle comunità appartenesse solo a qualche spirito illuminato, a qualche taumaturgo, a qualche personaggio appunto da qualità eccezionali, che è davvero questa la malattia che la comunità italiana e anche europea purtroppo, l'italiana ancora di più degli altri, ha contratto e da cui dobbiamo liberarci. Come si vede, in questi ultimi mesi, con una crisi aggravata e con mali sociali ancora peggiori, il vero punto è l'idea che qualcuno, al pari del berlusconismo, qualcuno ci possa liberare dai guai che abbiamo. Finché non si risolve questo problema nel Paese, e credo che noi a ragione potremmo dire tutti insieme, che se c'è una realtà culturale che invece ha opinioni diverse siamo proprio noi, e questo è il punto, di un impegno in più, di un supplemento di impegno in più che il nostro mondo deve profondere, di qui gli appelli costanti e la esigenza della nostra collaborazione che ha avuto espressioni massime nell'azione appunto del forum. E significa appunto
una iniziativa più forte per mettere in chiaro questo aspetto, che è l'aspetto vero che non ci permette di uscire da questa condizione. Noi non supereremo la crisi nel Paese e anche in Europa se non si seppellisce questa malsana idea che le comunità complesse possono essere governate dalla semplificazione del potere e dall'affidamento a oligarchie del potere stesso, oligarchie che naturalmente poi scivolano verso quelle tecnocratiche o quelle appunto della finanza, perché laddove muore la politica, quindi la partecipazione diffusa e soprattutto nel sociale, prendono campo altri poteri. Monti in questi giorni ultimi ha rimarcato fortemente questo aspetto. Noi non siamo d'accordo con la concertazione perché la concertazione è consociazione. Mai noi abbiamo valutato tanto malamente espressioni di questo tipo. Io mi sento di dire qui che il consociativismo vive solamente in assenza di dibattito trasparente, e il dibattito trasparente certamente non c'è in assenza di confronto, in assenza di partecipazione dei soggetti della rappresentanza a tutti i livelli. Le lobby scorrazzano in tutti i corridoi del potere italiano e non solo italiano. Qualora i governi pensano di verticalizzare il loro potere, di scavalcare la rappresentanza, addirittura qui si rischia di scavalcare perfino la rappresentanza politica, e questo è il vero male. Qual è la forza, mi chiedo, che il governo Monti può avere senza la collaborazione delle realtà radicate nella società italiana? Il ministro del lavoro poc'anzi ha parlato senz'altro anche della vicenda delle pensioni. Quello strafalcione che ancora non riusciamo a correggere, e cioè che il governo stesso non rispetta le stesse norme della Repubblica in vigore fino al 31 dicembre dell'anno scorso riguardo i cosiddetti esodati, è la testimonianza più eloquente di quali gravi responsabilità costoro si prendono nell'assenza di una discussione. Mai si è visto prendere decisioni di questo tipo senza alcun confronto e senza neanche calcolare l'impatto con le dinamiche normali che avvengono appunto nel usufruire delle leggi della Repubblica da parte dei vari cittadini. Uno strafalcione enorme da parte di chi pretende di essere un grande esperto di previdenza, doveva sapere, ma non poteva saperlo, che giorno per giorno, in riferimento alle norme vigenti, lavoratori collettivamente e individualmente facevano accordi con aziende. Il fatto che non si sia avuto la possibilità di discutere ha creato questa condizione che il ministro del governo dovrà risolvere. Ma questa vicenda ben racconta tante altre questioni che abbiamo noi di fronte, a partire dalla vicenda fiscale. È inverosimile quello che si sta appunto sottolineando e che si sta appunto portando avanti in questo Paese. Non esiste Paese al mondo che ha a che fare con una sua ripresa eventuale, che ha a che fare con una azione per uscire dalla recessione oppure dalla crisi, che addirittura non utilizzi la leva fiscale al contrario di ciò che sta avendo qui. Non solo è ingiusta, perché come voi mi ricordate, per la caratteristica del funzionamento delle norme sul fisco italiano, la maggior parte del peso va addosso a lavoratori dipendenti e pensionati, non fosse altro che hanno ritenuta alla fonte che permette loro di pagare fino all'ultimo centesimo. Non è solo grave questo della sperequazione che si intende mantenere, ma addirittura il fatto che oltre alle tasse di Stato si possono aggiungere ulteriori aggiunzioni
alle tasse addizionali di regioni e comuni, che si possa caricare di tasse ulteriori, per esempio, i carburanti, e che si possa caricare ulteriormente, raddoppiando e più, anzi più, perché con le revisioni degli estimi catastali che avverranno e col meccanismo IMU, noi andremo a tre volte l'ICI che si pagava prima, che significa che ogni lavoratore dipendente e pensionati dovrà corrispondere pressoché uno stipendio di un salariato, una pensione mensile di un pensionato, mortificando ancora di più l'edilizia, che è un volano o comunque è uno strumento di politica anticiclica in tutte le economie avanzate e non. Sapete che lo Stato non ha un soldo e non investe in edilizia pubblica, ma è importante liberare le risorse dell'edilizia privata. Con tasse così vistose e così pesanti sulla casa, noi non solo non avremo edilizia pubblica, non avremo un becco di un quattrino sull'edilizia privata che muove 40 settori, quindi altro che azione anticiclica. Ma è possibile che non si capisce, non c'è discussione anche sui fatti della ripresa e in generale. A me dispiace fare questo discorso, Andrea lo sa, avevo molto più speranza fino a qualche tempo fa, però non si può assolutamente assistere senza reazione a una concezione che si reitera di volta in volta, che addirittura pretende di dover e poter governare senza l'ausilio e senza il rapporto con nessuna rappresentanza, che di per sé perpetua il male italiano, non ci fa uscire dalla situazione che abbiamo di fronte. Quindi la vicenda partecipativa è la questione centrale che io spero, come forum e come associazioni comunque che collaborano tra di loro, riusciamo a riprenderci in mano per creare una mobilitazione nuova che non è certamente uno sciopero generale, voglio essere chiaro, non è solamente appunto mobilitazioni che comunque la mia organizzazione è sempre pronta a fare, qui e lì ogni settimana ne abbiamo una di sabato, perché vogliamo risparmiare i pochi soldi delle buste paghe, per la verità non vorremmo appesantire neanche le aziende esauste, si può protestare benissimo nel corso delle giornate di sera o di sabato. L'ultima manifestazione bellissima l'abbiamo avuto a Lombardia con qualche 15.000 persone appunto in azione davvero molto 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 efficace in quella comunità regionale. Però la lotta significa anche ricoordinare tutte le realtà che sono legate, appunto, diceva l'amico poc'anzi, alla dottrina sociale della Chiesa, che fa della responsabilità e della partecipazione elementi liberanti davvero. Quindi non si tratta solamente di contrastare questo modo di ragionare, si tratta però anche di riuscire a costruire una rete di collaborazioni che possa rimettere in piedi una discussione nuova nel nostro Paese. Se vi ricordate, e si ricorda Andrea, noi abbiamo molto insistito a Todi, giacché taluni dicevano questi vogliono fare un partito, abbiamo molto insistito che la nostra azione non mirava a fare partiti. Perché non mirava a fare partiti? Perché si diceva con molta semplicità, se noi ci mettessimo in testa questa sera di fare un partito per domani mattina, il partito che faremmo sarebbe esattamente uguale, una copia dei partiti che sono nel Paese oggi e che si vede non riescono a corrispondere all'esigenza vera di governo, di responsabilità e di coinvolgimento. Voglio dire che non è un nuovo partito in sé, perché 10 persone, 15 persone illuminate si mettono insieme e danno vita a questo. È il fatto di chiedere una nuova responsabilità a ciascuno, di creare una rete diffusissima di responsabilità e di volontà di rigenerazione della responsabilità del Paese,
fino a che appunto questa forza si sprigiona e fa situazioni nuove di cui ha bisogno il nostro Paese. Di qui appunto la ricerca di nuovo impegno, di qui un maggior coraggio del mondo cattolico e delle realtà sociali che hanno grandi organizzazioni, più coraggio. Io non voglio approfondire molto questo aspetto, però mi sento di dire che ci vuole più coraggio. Troppi temperoggiamenti, troppi opportunismi, troppe discussioni che non portano a soluzioni concrete, che sono quelle di andare in campo non per fare appunto partiti o altre storie. In campo significa ridare speranza alla gente, coinvolgendo le persone, coinvolgendo a un nuovo protagonismo, perché questa è la precondizione assoluta a che il Paese si possa liberare dai guai che ha. Per quel che ci riguarda, e concludo, noi poi facciamo come sindacato, e le ACRI su questo, ho visto, è molto attento da sempre, facciamo le nostre rivendicazioni e sollecitiamo appunto delle soluzioni. Sulla vicenda fiscale lo sapete cosa pensiamo. Sulla cosa fiscale significa per noi ridurre le tasse ai lavoratori e pensionati, perché questa di per sé è una soluzione economica, prima che una soluzione di giustizia. I consumi sono giù, come si vede, per un paese manufatturiero come il nostro è un disastro. Se voi vedete anche i dati che ci rassegnano ogni giorno, le esportazioni italiane vanno benissimo e quelle aziende vanno bene, quelle più vocate appunto alla esportazione dei prodotti, le aziende che producono per il mercato nazionale vanno davvero molto male, perché non c'è più spesa. Basta vedere i dati, c'è una spendita ridotta al lumicino che sta ammazzando l'economia. Quindi non è un fatto solo di giustizia, ha anche una valenza economica. La recessione, che già era incombente prima, è accelerata proprio per le misure fiscali portate avanti. Questa è la storia da modificare e noi chiediamo che questo si faccia, come per esempio assicurare tasse di vantaggio per coloro che investono. Ogni giorno i giornalisti ci chiedono di fare appunto l'analisi del lungo rosario dei dati negativi, a partire da quelli di disoccupazione dei giovani. Ma noi ripeteremo questo all'inverosimile per i prossimi mesi, i prossimi anni, se non accade qualcosa di nuovo. Finché le aziende straniere e italiane non pensano all'Italia come luogo di investimento, non succederà nulla. Ed ecco perché non si capisce per quale motivo non si addiviene appunto a questa condizione. Questa è una richiesta forte che noi diciamo bisogna portare avanti, come per esempio, come fatto economico, come per esempio quello di mettere mano a tutte le questioni che attengono l'energia, le infrastrutture, il pubblico impiego, la pubblica amministrazione e le vicende dell'istruzione. Dai movimenti che noi stiamo notando, il governo già si sta predisponendo per colpire ancora, ha colpito le pensioni, ha colpito la gente con le tasse, si predispone a colpire scuola, sanità, pubblico impiego. L'altra settimana il ministro dell'Interno ha detto: abbiamo nella nostra amministrazione non so quanta gente in più, quindi noi dobbiamo liberarcene. Non è che fa il discorso di come appunto vedere dove sono in più e dove sono in meno e comunque di predisporre un disegno, un piano industriale che appunto ricolloca le persone, e soprattutto il ministro dell'Interno. Non è che viene a fare il discorso di come per esempio da una parte riqualificare amministrazioni e istituzioni. Purtroppo abbiamo una selva ingiustificabile di istituzioni e di amministrazioni. Non è che fanno il discorso di come appunto in questo modo risolvere il problema, cioè sintetizzando, come qualsiasi altra comunità appunto nazionale, nessuno è arrivato al livello italiano,
non si pone questo problema. Quindi noi avremo altri scontri, secondo me, se non appunto si affronta questo tema. Probabilmente CGIL e UIL nei prossimi giorni daranno vita a iniziative di sabato per affrontare anche questo problema, per mettere di fronte il governo alla responsabilità di fornire una soluzione per come ristrutturare istituzioni e amministrazioni e di come far fronte, finisco, a un altro problema serissimo che se non si dovesse muovere noi passeremo ancora di più dalla padella alla brace. Parlo del debito pubblico, che muove ogni azione sbagliata, come stiamo vedendo, e con una situazione di recessione oramai sempre più forte e con un debito che ci porta a pagare da 80-90 miliardi all'anno solo di mutuo, mette il nostro Paese out, incapace di qualsiasi politica, è incapace di qualsiasi politica che possa premettere la ripresa. Molti tecnici, chissà perché il governo questo non lo sottovaluta, sostengono che il Paese, se dovesse mantenere integro così il debito, è out. Molti tecnici dicono che se il debito pubblico italiano, che oramai raggiunge i 2.000 miliardi di euro, non vede un assottigliamento della propria entità almeno di un quarto, noi davvero deragliamo. Non si capisce per quale motivo, al posto di vendere le persone, come si sta facendo, non ci si predispone per vendere i beni del demanio pubblico, che assommano a circa 500 miliardi di euro. Certo, non è facile vendere subito, ma si potrebbe anche mettere a frutto tutti questi beni. Prima si fa e meglio è, diversamente i colpi su di noi saranno sempre maggiori e non solo questo distrugge il sociale, ma distrugge, taglia l'erba sotto ai piedi dell'economia italiana, di questo noi siamo convinti. Io spero che gli amici dei ACLI ci diano appunto conforto e sostegno su una battaglia che deve portare a un confronto, perché ci si rifiuta di fare un confronto, a un confronto con le parti sociali capace di mettere a nudo le questioni più essenziali e soprattutto di finirla con una storia che oramai è chiara. Quando si tratta di colpire, mi spiace fare un discorso così banale, ma quando si tratta di colpire i più deboli tutto è più facile. Quando si tratta di colpire le persone più forti, tutto è più difficile. L'altro ieri bene ha fatto il Parlamento a far saltare quel provvedimento per i manager pubblici che per la verità hanno stipendi molto alti e che c'era un provvedimento del governo che addirittura li considerava degni di attenzione perché 2 anni fa hanno ridotto il loro stipendio del 10%. Non ci si è preoccupati appunto degli stessi dipendenti a 1.200 euro al mese che non hanno rinnovo del contratto da 7 anni, ci si preoccupa di loro, ben ha fatto il Parlamento a farli saltare. Però allo stesso tempo, appena 20 giorni fa, siamo riusciti a far saltare una norma che addirittura aboliva l'esenzione dei cassi integrati ai ticket. Questi due aspetti che vi sto dicendo denunciano bene appunto quello che sta accadendo. Che sta accadendo non per perfidia dei governanti, ma per assenza di confronto, perché le lobby si muovono come vogliono, in assenza di un confronto trasparente. Questa è la questione. Ed ecco perché spero che tutti insieme si possa fare un buon lavoro per ricostruire fiducia tra la gente, per ricostruire la volontà delle persone di impegnarsi di nuovo, perché solo da quell'impegno noi possiamo uscire da quella malattia di cui vi parlavo. Nei prossimi giorni riprenderà l'attività del forum. Ci occuperemo appunto con iniziative sulla condizione giovanile, 2 iniziative sulla vicenda giovanile, dalla formazione fino agli sbocchi lavorativi per dare le indicazioni,
ma la questione che pensiamo, per esempio, per l'ultima decade di giugno è di arrivare, come sa Andrea, a una forte iniziativa simbolica presso l'abbazia di Cassino sull'Europa e chiedendo anche a amici del nostro ambiente culturale di altre parti d'Europa per fare una riflessione sull'Europa e sull'esigenza che abbiamo di dotarci di un governo politico europeo, l'unica occasione per uscire da questa condizione, per liberare le comunità da una condizione imbarazzante, perché parliamoci chiaro, sono i banchieri che decidono tutto quello che vogliono, di una debolezza così forte della politica e quindi delle persone. Questa vicenda europea deve vedere i cattolici e gli italiani, appunto, della nostra tradizione, devono vedere i cattolici impegnati in un raccordo con tutti i movimenti di ogni parte d'Europa per portare avanti una iniziativa così importante per sensibilizzare i giovani e le persone a sostenere questa ragione. Non esiste rigenerazione dell'Europa e dei nostri paesi senza obiettivi alti e l'Europa è l'unica condizione per ridare appunto una forza morale all'impegno, ma per ridare anche forza economica e forza democratica all'Europa. Senza l'Europa unita e politica saremo vittime di xenofobie, di nazionalismi che stanno impestando tutto il nord Europa. Grazie a Dio l'Italia non è affetta da questo e altri paesi vicini ora all'Italia. Io spero che noi cogliamo nel segno appunto in questa iniziativa molto diversa, nessuno si occupa di Europa in Italia, molto diversa dagli andazzi che vediamo e che sempre di più ci rendono stupiti e attoniti per mancanza di prospettive. Quindi grazie davvero, auguri al vostro congresso, un abbraccio a te Andrea, a tutti gli amici appunto della segreteria e delle delegazioni italiane delle ACLI. Grazie.